Torino si è ritrovata in piazza questa mattina per portare solidarietà alla sindaca a Pendino. È una grande dimostrazione di affetto e non posso che ringraziare chi in questi giorni ha espresso vicinanza umana, perché non è un fatto politico quello che è accaduto e credo che si debba distinguere tra una vicinanza umana e una vicinanza politica. Credo che molti l'abbiano fatto e quindi non posso che ringraziare chi è qui oggi, chi in questi giorni appunto è stato vicino, ha mostrato solidarietà in modo trasversale. È chiaro che l'assegnazione di una scorta ti cambia anche la vita dal punto di vista privato e sentire le persone vicine è certamente un qualcosa che mi dà forza. Il sindaco è sempre in trincea, in prima linea e quindi è normale che ci siano momenti più facili, momenti più difficili. Quello che è certo è che noi andiamo avanti a amministrare questa città, io sono serena e lo faccio con entusiasmo, forse ancora con maggiore energia rispetto a prima, anche perché, come dicevo, il terzo anno del mandato è il momento in cui si iniziano anche a vedere i frutti del lavoro. Quest'anno inizieremo a vedere i mezzi nuovi, continueremo con la liberazione del MOI, continueremo sul lavoro sui campi, insomma si iniziano a vedere le cose, quindi è un momento sicuramente importante del mandato e le energie ci sono e continuo con grande serenità. Io credo che le forze dell'ordine stiano facendo un lavoro molto importante, ovviamente a tutela di tutti. È chiaro che quando si interviene su un luogo di questo tipo ci sono degli effetti, come dire, di breve periodo, ma l'obiettivo di tutta la città, della questura, della prefettura, è evidente, è tornare alla normalità e quindi su questo si sta lavorando. Consiglieri comunali, simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, il sindaco Roberto Falcone, il senatore Irola, tutti in piazza davanti al munificio per replicare alle minacce degli anarchici. Anarchici che la settimana scorsa hanno manifestato davanti al negozio del marito della sindaca Chiara Pendino, minacciandola con una testa mozzata davanti al negozio. Come amministratore non posso che sostenere il lavoro fatto da Chiara Pendino, perché condivido il fatto che le regole si rispettano e vanno sostenute. Dopodiché le forme di protesta sono lecite, democratiche, devono essere previste, ma nei modi e nei tempi corretti. Quello a cui abbiamo assistito è un linciaggio che è assolutamente una forma di fascismo che ricusiamo in tutti i modi. Per cui solidarietà, siamo vicini a Chiara e la sosterremo in tutti i modi possibili. Il Movimento 5 Stelle a livello nazionale è sempre unito, ci stiamo allargando anche a livello europeo. Ovviamente le discussioni interne ci sono, ci saranno, servono per crescere, ci auguriamo tutti nel modo migliore, nel modo positivo. La cosa che dovremmo riuscire a fare ancora meglio è far passare i messaggi di quello che realizziamo, delle linee che stiamo portando avanti politiche, delle tante problematiche che affrontiamo e risolviamo, in modo che anche gli elettori, i cittadini, siano coscienti delle cose effettivamente che avvengono. Una manifestazione di sostegno contro quello accaduto martedì scorso da parte di un gruppo di anarchici che ha manifestato brandendo una testa mozzata davanti al negozio del marito della sindaca. Questa mattina sono presente qua davanti al Comune di Torino per dare un segno di sostegno alla nostra sindaca per le minacce ricevute da questi pseudo-anarchici, perché non posso definirli altrimenti, visto che non hanno, secondo me, non sono neanche degni di essere appellati come anarchici veri, cioè è gente che ha occupato un posto per 20 anni e non ha mai fatto nulla di, chiamandolo centro sociale, non ha mai fatto nulla di sociale, cioè un quartiere, il mio, tra l'altro io abito lì dietro, dove ci sarebbe bisogno di attività culturali di vario tipo, perché abbiamo una forte immigrazione e c'è bisogno di integrazione. Quindi quello spazio, io mi auguro, sarà usato per fare proprio cultura e assistenza anche ai giovani immigrati, ai giovani italiani che si devono integrare. E a Pendino tra l'altro c'entra poco, perché queste decisioni vengono prese da, come si sa, prefettura e Ministero degli Interni. Quindi semmai andassero a minacciare il Ministero degli Interni o fare le loro festosi cortei a Roma al Ministero degli Interni. Perché Chiara, anzi, cioè, sta valorizzando anche chi occupa dei posti, però poi ne fa dei punti appunto di fruizione per tutta la collettività. Parliamo invece del governo nazionale, lunedì si parlerà di tanto. Allora, siamo in una fase in cui ancora
si stanno trovando delle quadre, ma siamo a muso duro contro muso duro, cioè siamo un testa a testa, perché non si capisce come mai Salvini abbia minacciato proprio l'altra sera, mentre eravamo in una riunione congiunta con Di Maio, Camera e Senato, c'era anche Toninelli, per parlare della questione, arriva la notizia che annuncia una crisi di governo. Allora, è chiaramente contro tutti, perché tutti gli hanno detto: come fai a pensare di far cadere un governo in base a quest'opera inutile? Non so se è una magia o che cosa, ma tutti quelli che vengono eletti o arrivano al potere vanno in pellegrinaggio al cantiere della Maddalena. Zingaretti, appena eletto segretario, è andato alla Maddalena. E lui ci è andato. Allora, quella è un'opera inutile, abbiamo detto che l'avremmo ridiscussa, lui rispetti il nostro contratto di governo, e per cui quest'opera va ridiscussa nella sua integrità, soprattutto dopo l'arrivo di un'analisi costi-benefici che è stata analizzata, smembrata, gli hanno cercato il pelo nell'uovo, ma ha retto a qualsiasi analisi, cioè è un'opera fallimentare. Anche il Presidente del Consiglio Conte ha detto che è un'opera da rivedere. Sì, non solo, lui poi era proprio neutrale, nel senso che non aveva mai affrontato la questione e quindi non la conosceva nei dettagli. Peraltro negli accordi anche internazionali, TELT, la società che costruisce l'opera, che è metà francese e metà italiana, non può far partire i bandi secondo la ratifica che abbiamo fatto in Parlamento dell'accordo internazionale, che prevederebbe la partenza del tunnel di base, perché per adesso non c'è un centimetro, diciamolo, di tunnel vero, ci sono soltanto dei tunnel geognostici, cioè quelli per capire cosa c'è in quella montagna, tra l'altro un rischio ambientale notevole perché c'è amianto, uranio e altre sostanze che volatilizzate potrebbero creare danni alla salute. Ma detto questo, l'opera non può partire fino a quando non è completamente finanziata, messa a bilancio, tutta quanta, e questo non è mai stato fatto, quindi anche da un punto di vista normativo e legale, se TELT fa partire gli appalti lunedì, in qualsiasi caso, fa un'opera contro la legge italiana e francese. Governo a rischio? No. Il governo non cadrà perché Salvini non vuole andare da Berlusconi, questa è notizia proprio certa. E non conviene a nessuno, soprattutto al popolo italiano, per il popolo italiano.